Buongiorno, siamo in compagnia di Luca Mainò, cofondatore di Consultic e membro del direttivo NAFOP, Christophe Grosset, specialista certificati di Unicredit, e Gabriele Villa di Directa Sim. Ecco, inizio da te, Luca, consulente indipendente e certificati. Qual è il valore aggiunto che può dare questo strumento finanziario al cliente? Anzitutto segnaliamo che cos'è la consulenza indipendente. Il patrimonio del cliente rimane presso il proprio intermediario e il cliente può negoziare qualsiasi strumento gli consenta appunto l'intermediario, supportato da un servizio di analisi e ricerca in materia di investimenti indipendente, quindi svincolata da qualsiasi logica di retribuzione dal punto di vista appunto dell'emittente o di un'altra società prodotto. Il consulente è pagato direttamente dal cliente. Certificati sono negli ultimi anni diventati uno degli strumenti che compone il portafoglio dei clienti dei consulenti indipendenti grazie a un'evoluzione nella tipologia dei prodotti che sono stati resi negli ultimi anni più liquidi, più trasparenti e con la possibilità di poter individuare dei payoff specifici in funzione dei vari profili di rischio del cliente e quindi c'è un'ampia gamma di strumenti che possono essere analizzati. Quindi i consulenti indipendenti li utilizzano, sono entrati appunto nei portafogli e riteniamo che possono essere uno strumento da analizzare sempre di più e tra i papabili per i clienti dei nostri consulenti. Grazie anche a Unicredit, a un emittente come Unicredit che continua a lanciare sempre prodotti. Ecco, gli ultimi ce li puoi descrivere, Christophe? Sì, gli strumenti che portiamo avanti, portiamo strumenti per rispondere ai bisogni, dunque dai bonus certificates ai certificati a leva, ma anche le ultimi cash collect che abbiamo portato sul mercato, dunque questi strumenti che vanno ad offrire un rendimento su base mensile. Da questo mese, da venerdì scorso, abbiamo raddoppiato, dunque non si paga più un coupon, ma se ne pagano due, dunque quello è la buona notizia. Anzitutto se ne paga uno fisso e un secondo condizionato all'evoluzione del mercato, dunque se l'azione o l'indice preso come riferimento non scende oltre il livello prefissato, si riceve oltre al coupon fisso un secondo coupon variabile. Interessante in questa emissione, questo l'abbiamo colto molto dai ritorni di chi utilizza gli strumenti, consulenti o investitore finale, su questi strumenti non sarà previsto la possibilità di un richiamo anticipato, lo chiediamo, il classico cash collect prevede la possibilità di essere richiamato ogni mese. Su questa nuova linea di cash collect non è previsto il richiamo anticipato, dunque ogni mese andrò a percepire i miei 0,50 garantiti e in più il mio coupon condizionato a patto che l'azione sia sopra o sotto un livello basso predefinito. Dunque, strumento che punta decisamente ad offrire rendimenti e che viene a completare la nostra offerta. Dunque, tutti i dettagli sono naturalmente sul sito. Ecco, i certificati che sono uno strumento finanziario sempre più interessante anche in questo 2017, quali sono i volumi di scambio, cosa state registrando voi? Beh, noi abbiamo registrato una crescita importante che è partita da metà del 2014 e per nostra fortuna non si è ancora interrotta e in due anni abbondanti abbiamo forse triplicato i volumi. Su quali strumenti? Beh, per la tipologia di clientela di Directa, sia i prodotti a leva, quindi quelli che permettono di amplificare le performance su indici italiani ma anche esteri, e poi certificati più con un orizzonte, una prospettiva di investimento, sicuramente quelli che staccano una cedola periodica sono molto molto interessanti, e ricordiamo che il successo è dovuto anche a una molto proficua partnership tra Directa e Unicredit che permette ai clienti di comprare e vendere i certificati senza pagare le commissioni di negoziazioni, fatte salve alcune soglie minime di investimento però molto contenute. Questo ha sicuramente portato liquidità ai prodotti e un beneficio ai clienti di Directa. Ecco, in vista anche delle nuove normative come la MiFID 2, come sta cambiando l'approccio al cliente della consulenza indipendente?
Per quanto ci riguarda, noi già da molto tempo facciamo della trasparenza e della chiarezza e della education del cliente i nostri pilastri, quindi MiFID 2 non cambierà più di tanto le nostre abitudini. Riteniamo che con MiFID 2 ci sarà un ulteriore sviluppo della consulenza finanziaria indipendente, lo notiamo sia per quanto riguarda la domanda dei clienti privati e delle famiglie, sia in particolar modo anche per gli investitori istituzionali che cercano soggetti indipendenti cui affidarsi per le proprie decisioni di investimento. Ecco, con un contesto di mercato ancora con tassi bassi, come cercare rendimento con i certificati? Beh, direi anzitutto andando a trovare il prodotto che fa per sé, perché quello è un elemento importante che differenzia il certificato rispetto ad altre forme di investimento, la possibilità di andare a cercare sia da un largo pannello di sottostanti, azioni, indici e materie prime, ma anche varie tipologie di rendimento, dal bonus certificates che va a offrire un rendimento importante al cash collect, come lo descriviamo, che andava a e che continua a pagare dei coupon ogni mese, e al strumento a leva per chi vuole andare a cercare un rendimento veloce con un capitale investito contenuto. Dunque, rendimento è uno degli elementi, l'abbiamo visto nel webinar, che interessa di più. Il 65% di chi ha partecipato puntava al rendimento, dunque sicuramente saremo incentivati a continuare a innovare su questi strumenti che vanno a pagare questi coupon e rendimenti regolari. Ecco, quali sono invece le novità di Directa Sim che ci dobbiamo aspettare per i prossimi mesi? Beh, continue evoluzioni da un punto di vista della piattaforma, sempre più facile da usare, sempre più veloce. E un altro prodotto su cui stiamo lavorando a qualche mese anche in partnership con Consultic è un sistema di diciamo così, automatizzazione del portafoglio a favore dei consulenti indipendenti ma anche dei clienti di Directa, in modo tale che il portafoglio modello, le raccomandazioni preparate dal consulente siano facilmente implementabili sulla piattaforma, che con un paio di clic non di più possono essere trasformati in eseguiti, e quindi il portafoglio del cliente aggiornato con una velocità che al momento non è disponibile per nessun altro. Grazie a Gabriele Villa di Directa Sim, Christophe Grosset di Unicredit e Luca Mainò di Consultic.